Allora, Padmasana è come tutti i vari asana, è legata a un mito e soprattutto a una storia. Ora, più di una, in realtà il loto ha talmente tante di quelle storie. L'unica cosa che vi volevo dire è che di sicuro è la posizione che viene considerata primaria nello stato di meditazione, quindi nella condizione in cui ci apprestiamo a fare meditazione. È ovvio che non è una posizione adatta a tutti, è una posizione difficile, perché difficile per noi occidentali in particolar modo, perché noi occidentali non siamo abituati a stare a sedere in queste posizioni, oppure a stare in posizioni dove le nostre anche sono aperte. Noi ormai geneticamente, da probabilmente secoli, abbiamo da sempre probabilmente abbiamo strutturato le nostre anche in maniera completamente diversa. Siamo abituati a stare a sedere sulle sedie, già quello è un blocco per le anche, perché le anche sono chiuse in avanti, in macchina, in poltrona. Cioè, abbiamo tutta strutturato dei condizionamenti che ovviamente, per quello riguarda queste posizioni, sedute per terra, noi non le assumiamo mai. Quindi quando pensiamo al loto, è chiaro che dobbiamo pensare al fatto che può risultare molto semplice in quelle popolazioni che sono abituate geneticamente da secoli a stare seduti a terra. Allora, faremo tutto un lavoro molto morbido di preparazione, di avvicinamento al loto, al mezzo loto. Non è detto che ci arriveremo, quindi lo prendiamo con estrema calma. Mani sulle ginocchia, la posizione di partenza è Sukhasana. Sukhasana è questa posizione dove mettiamo le tibie una davanti all'altra, ma non incrociamo le caviglie. Ed è una delle posizioni di meditazione, anche questa. Mani sulle ginocchia, inspirando apriamo bene il petto ed espirando lentamente iniziamo a scendere al centro delle nostre anche, cercando di mantenere gli ischi ben appoggiati a terra. Inspirando si risale su, facciamo una gobba, apriamo bene il petto ed espirando lentamente scivoliamo indietro. Inspirando risaliamo verso l'alto ed espirando di nuovo entriamo all'interno delle nostre anche. Inspirando si risale su piano piano ed espirando ci lasciamo andare indietro. Ancora si inspira, si risale verso l'alto ed espirando si scende verso il centro. Inspirando, si risale su piano piano, mani alle ginocchia, lasciamoci andare indietro, sempre con gli ischi ben appoggiati a terra. Si inspira, si risale, andiamo a fare delle circonduzioni, quindi espirando, scendo verso il centro, inspirando, risalgo. Dovreste sentire già un movimento a livello di ossa interne, bacino, eh? Mi raccomando, l'importante è mantenere gli ischi a terra, quindi evitate di voler scendere per forza in profondità e sollevare i fianchi, non è lì. I fianchi devono rimanere a terra e cerchiamo di entrare nelle nostre rotazioni in maniera molto molto morbida, molto compassionevole, senza dover per forza violentare il nostro corpo per arrivare a fare delle cose. Non è questo la filosofia dello yoga. Si riconoscono i limiti, da lì si parte, non è detto che ci si muova da quelli, quindi va bene così. Ancora, due, uno. Ok, invertiamo la posizione delle gambe, giusto per capire qual è quella che ci risulta più comoda. Quindi di nuovo mani sulle ginocchia, si inspira, si apre bene il petto ed espirando si scende. Osservate il corpo, inspiro, salgo verso l'alto piano piano ed espirando lascio andare indietro. Inspiro, mi allungo verso l'alto ed espirando scivolo in avanti. Inspiro, si risale su lentamente, aiutatevi con le mani a spingere ed espirando si entra indietro. Ultima volta si inspira, si allunga verso l'alto, espirando si scivola al centro, inspirando si risale su lentamente ed espirando scivoliamo indietro. Inspirando
Si sale ed espirando iniziamo la nostra circonduzione. Si scende e si risale. Evitate di curvare la schiena. Espiro, scendo, perché questo vi serve anche per osservare. Quindi mantenete la schiena dritta, osservate qual è l'anca, il fianco che vi dà più fastidio nell'allungamento, perché nell'allungamento dobbiamo sostenere il peso del corpo, quindi è lì che riusciamo un po' a capire qual è anche l'anca che appoggia meglio a terra. L'ultima volta, espiro, scendo, inspiro, risalgo su, inspira, allunghiamo bene il centro della schiena, portiamo espirando le mani a terra, mantenendo le braccia distese e le spalle aperte, spingiamo, cerchiamo di spingere gli ischi, non sono le mani, sono gli ischi a spingere, le mani semplicemente ci supportano, ci levano, ci sgravano un po' del peso. Portatevi con le gambe nella posizione che avete sentito essere più comoda per le vostre anche. E poi lentamente, sempre mantenendo la schiena dritta, cerchiamo di portare gli avambracci a terra. La schiena non curva, le spalle sono aperte, le orecchie sono distanti dalle spalle, soprattutto i fianchi non si staccano da terra. Cerchiamo di mantenerci in una posizione che può risultare più comoda possibile, anche per il collo, non avete bisogno di guardare chissà dove avanti e curvare il collo, no. Mantenete lo sguardo nel punto dove sentite che il collo è comodo e poi lentamente cerchiamo di appoggiare il più possibile l'addome al pavimento. Quindi immaginate di entrare dentro le vostre braccia e di portare l'addome a terra fino a dove si riesce. Non è la testa che deve appoggiare, è l'addome che deve appoggiare. L'addome appoggia sui piedi, sui talloni, fino a dove si riesce, e si resta. Nulla vi vieta di provare a cambiare la posizione delle gambe per vedere qual è il lato in cui vi risulta più comoda questa posizione. Si prova a rimanere cercando di spingere il petto e l'addome in avanti. 5 respiri, non curvate la schiena. 4, 3, 2. Uno, non si risale mai in maniera improvvisa, quindi lentamente spingiamo sulle mani e usciamo piano piano dalla posizione del petto. Risaliamo, ci aiutiamo con le mani, andiamo a chiudere le ginocchia. Portiamo le mani sulle ginocchia, si inspira, apriamo bene il petto ed espirando lentamente ci lasciamo scivolare indietro. Piano piano puntiamo gli alluci e scivoliamo giù con la colonna vertebrale. Portiamo le ginocchia verso il petto e massaggiamo la schiena, morbido. Portiamo le mani sulle ginocchia, andiamo a fare delle circonduzioni cercando di aprire il più possibile le anche. Le ginocchia si allontanano e si avvicinano. Allora, la schiena qui rimane sempre molto attaccata a terra. Quello che dovete sentire sono le ginocchia verso il petto, quindi tiratele il più possibile verso di voi e trainatele verso l'esterno e poi le riavvicinate. Petto, sono le mani che ci aiutano, sono le braccia, apriamo esternamente e andiamo a richiudere. La schiena non si stacca mai, apriamo e andiamo a chiudere. Le ultime due volte, proviamo ad invertire il giro. Ancora, verso il petto, andiamo a chiudere e apriamo. Ancora. Altre due volte, chiudiamo. Sentite che se lo state facendo bene è già intenso questo, eh? Cercate proprio di spingere un po' con le mani. Ok, manteniamo al petto la gamba destra e andiamo a distendere la gamba sinistra a terra.
Sentirete che hanno già lavorato le nostre anche. Tiriamo il ginocchio destro verso la spalla, quindi apriamo l'anca un pochino verso l'esterno. Non tirate il ginocchio verso il petto, non è sul petto, è esterno, ok? Verso la spalla. La gamba sinistra deve ancorarvi a terra, non c'è questa attivazione così forte, ma fate in modo di mantenerla a terra. Se sentite che si stacca la schiena, non va bene. Piegate la gamba sinistra, riducete un po' il carico della leva. Si resta, 5 respiri. 4. Flettiamo la gamba sinistra portando il piede a terra, indice e medio della mano destra afferrano l'alluce, andiamo a distendere la gamba. Allora, la distensione della gamba in questa posizione prevede che il ginocchio rimanga esattamente dove era prima, ok? Quindi il vostro allungamento va verso la spalla, non va in avanti. Quindi quando distendiamo non si solleva la scapola, ma si mantiene la scapola a terra, ginocchio alto verso la spalla e andiamo a distendere fino a dove riusciamo, mantenendo possibilmente la scapola destra a terra. Flettiamo, riportiamo il ginocchio verso l'esterno e andiamo di nuovo ad allungare. Fletto e distendo. Il mento è allo sterno. Se vedete che va indietro vuol dire che state inarcando il collo. Ancora, distendo, mantenete la scapola attaccatissima a terra. Fletto, distendo, resto lì. Cerco di mantenere la gamba più distesa possibile, scapola destra a terra, fianchi e addome rilassati. 5 respiri, la tensione è sulla catena posteriore della gamba destra. 4. 3, 2, 1, flettiamo la gamba, ruotiamola verso l'esterno, ginocchio ruota verso l'esterno, afferriamo l'esterno del piede, entriamo in Ardha Nanda Balasana, coscia e ginocchio spingono verso il pavimento, il femore è aperto verso l'esterno il più possibile. La vostra caviglia cade perfettamente sopra il ginocchio, creando un angolo retto perfetto, non deve aprirsi verso l'esterno. Il piede è, la pianta del piede è parallela al soffitto, come se sostenesse il peso del soffitto. Si resta, 5 respiri, 4, 3, 2, 1, proviamo a distendere esternamente la gamba fino a dove riusciamo, senza mollare la presa, fino a dove riusciamo, cerchiamo di sentire gli ischi a terra, tutti e due, in questo caso la gamba sinistra bilancia verso l'esterno e si resta 4, 3, 2, 1, flettiamo di nuovo la nostra gamba e portiamo il piede ad incrociare sopra la coscia sinistra. Quindi portiamo la coscia sinistra verso il petto, la destra incrocia in un incrocio largo, afferriamo la coscia sinistra con le due mani. La mano destra passa tra le due gambe, la mano sinistra passa dall'esterno. Lasciamo scendere giù il tallone verso il gluteo. Il gomito destro spinge contro il ginocchio e lo tiene aperto, mentre con le mani tirate la gamba, la coscia sinistra verso il petto. Quindi puntellate con il gomito destro il ginocchio destro, in modo da spingerlo verso l'esterno. Sentirete come lavora sull'apertura dell'anca. Si resta, 5 respiri.
Più tirate verso il petto la coscia sinistra, più dovete spingere verso l'esterno la coscia destra. 3. Due, uno, lentamente rilassiamo la posizione, sciogliamo la gamba destra, la portiamo giù a terra, abbracciamo la tibia sinistra e tiriamo il ginocchio verso l'esterno, verso la spalla. Gamba destra, arto destro, giù a terra, ginocchio sinistro verso la spalla e si tira. Non inarcate il collo, si resta, ancora 4 respiri, 3, mantenete il mento verso lo sterno, scapole a terra, ischie a terra, 2, 1, flettiamo la gamba destra portando il piede a terra. Indice e medio della mano sinistra afferrano l'alluce, spingete il ginocchio verso la spalla e da lì distendete la gamba senza farla tornare troppo in avanti. Si piega sempre verso la spalla e si allunga. Fletto e distendo. Fletto e distendo, scapola sinistra a terra, fletto, distendo, si flette, si distende, si resta in allungamento. Mantenete il mento allo sterno, la scapola sinistra a terra, 4 respiri ancora, 3, 2, 1, afferriamo l'esterno del piede, flettiamo il ginocchio, ruotiamolo verso l'esterno, coscia, ginocchio vanno verso il pavimento, create un angolo retto con il vostro ginocchio, il piede sostiene il soffitto, Ardha Nanda Balasana, si resta, scapole a terra, mantenete il controllo di tutto il corpo, non si lavora solo con una parte. 4, 3 respiri, cercate di rilassare la parte che non è coinvolta, 3, 2, 1, proviamo a distendere verso l'esterno la gamba. E si resta, sempre scapole a terra, sempre ischie a terra. Gamba distesa, si resta. 5 respiri. 4. 3. 2. 1, flettiamo il ginocchio, portiamo il piede ad incrociare sopra la coscia destra, apriamo bene il ginocchio, già da qui spingiamo il ginocchio in avanti e portiamo al petto la coscia destra. La abbracciamo, la mano sinistra passa tra le cosce, la mano destra passa dall'esterno, lasciamo scivolare il tallone verso il gluteo, puntelliamo con il gomito il ginocchio sinistro e tiriamo la coscia destra al petto. Si resta, non inarcate il collo. 5 respiri. 4. Più tirate verso il petto, più dovete spingere verso l'esterno il ginocchio sinistro. 3. Evitate di chiudere il ginocchio al petto, il sinistro. 2. 1, lentamente sciogliamo la posizione, portiamo le ginocchia al petto, afferriamo, abbracciamo le cosce, si inspira ed espirando lentamente ci portiamo a sedere senza darvi botte con la schiena. Ok, manteniamo le gambe piegate, andiamo ad incrociare come abbiamo fatto adesso, solo lo facciamo da seduti.
Andiamo ad incrociare la gamba destra sopra la gamba sinistra. Abbracciamo, teniamo la coscia sinistra con la mano sinistra. Con la mano destra invece, schiena dritta, cerchiamo di spingere un pochino in avanti la nostra coscia, cercando di aprire un po' il fianco. Apro e torno. Mi raccomando, schiena dritta, eh? Apro. Se scricchiola tutto è abbastanza normale. Apro e torno. Apro e chiudo. L'ultima volta. Apro e chiudo. Adesso facciamo una preparazione che solitamente si fa per un arm balance. Quindi cerchiamo di avvicinare il piede sinistro il più possibile al petto. Allora, la vostra schiena deve rimanere dritta. E il vostro ginocchio destro deve rimanere aperto. Quindi, se il nostro massimo è qui, mi va benissimo, non c'è problema. L'importante è non ritrovarsi con il ginocchio in bocca, non è questo, ok? Il ginocchio deve rimanere aperto. Quindi, quanto riusciamo a chiudere la gamba dipende dalla vostra apertura delle anche. Dove siete, siete, provate a portare le mani e le braccia fuori dal ginocchio, fuori dalla tibia. Quindi portate la tibia sotto le ascelle. Quindi il ginocchio destro è sotto il ginocchio, l'ascella destra, mentre il piede è sotto l'ascella sinistra. Si rimane qui cercando di trovare il proprio equilibrio e di spingere i palmi in avanti, mantenendo fianchi apertissimi, schiena aperta. Ginocchio destro che spinge in avanti, 5 respiri, il peso non è sul piede, il peso è al centro, 4, forte anche l'addome, 3, 2, 1, lentamente apriamo la posizione, sciogliamo un pochino le gambe, le portiamo in avanti e lasciamoci scivolare in Paschimottanasana. Rilassiamo, è un Paschimottanasana morbido, non è un Paschimottanasana intenso e chiuso. Ci serve solo per recuperare un attimo. Tre respiri. Due. Uno, si inspira lentamente, si risale su, flettiamo la gamba destra. E incrociamo la sinistra sopra, una gamba è diversa dall'altra, quindi una rende in maniera diversa. Uguale, spingiamo un pochino l'anca in avanti, la sinistra, e richiudiamo verso il petto. Apriamo, spingiamo e richiudiamo. Guardate, questo è un esercizio ottimo per l'apertura dell'anca, è anche molto morbido perché in realtà c'è un supporto che è il vostro ginocchio, quindi si spinge fino a dove si riesce e si chiude. Si apre e si chiude. Apriamo e chiudiamo. Ok, proviamo a portare il piede destro più vicino possibile, fino a dove riusciamo. Non dovete scivolare indietro, eh? Il piede deve permettervi comunque di mantenere la schiena dritta. Portiamo in avanti il braccio destro e ci blocchiamo il piede dentro l'ascella. Portiamo in avanti il braccio sinistro e ci blocchiamo il ginocchio. E rimaniamo qui. Spingiamo in avanti, schiena dritta, anca bloccata, tibia sotto le nostre ascelle, davanti al petto, si resta. Spingiamo, 5, schiena dritta, 4, 3, 2, 1. Lentamente rilasciamo la posizione, si riportano le gambe nella posizione di Sukhasana. La prima posizione si inspira ed espirando rientriamo dentro i nostri fianchi e proviamo a sentire, spingendo l'addome verso il pavimento, come stiamo. Si resta, eh? Tre respiri ancora. Due. Proviamo a sentire a che punto è il nostro addome. Inspira lentamente, si risale su con le braccia, ci portiamo in quadrupedia.
Inspirando apriamo bene il petto, allunghiamo bene gli ischi verso il soffitto ed espirando andiamo a chiudere. Facciamo in modo di muovere le nostre anche, richiamandole con l'ombelico. Quindi cercate di sentire quanto anche la parete addominale vi aiuta nel muovere le anche. Inspiro, apro. Espiro, chiudo. Faccio partire il movimento dall'ombelico e dalla parete addominale. Inspiro, apro. Espiro, chiudo. Inspirando, apriamo bene il petto. Puntiamo le dita dei piedi e saliamo in Adho Mukha Svanasana. Sciogliamo le catene posteriori, cerchiamo di sentire bene l'allungamento delle gambe nella parte posteriore. Si resta 3 respiri, 2 respiri, 1 respiro. Inspirando, spostiamo in avanti il peso del corpo. Pingiamo bene sugli alluci, cerchiamo di sentire bene il press sulle braccia. Passo destro, passo sinistro, piedi tra le mani. Espirando, si scende in Uttanasana. Inspirando, lentamente si risale in Astasana, braccia verso l'alto. Ed espirando, Samasthiti. Entriamo in Vrskasana, la posizione dell'albero, è un'apertura delle anche. Quindi portiamo la gamba destra, il piede destro. Afferrate la caviglia e portate il piede all'interno della coscia sinistra. Fate in modo di spingere indietro il più possibile la coscia destra. La coscia destra deve spingere indietro, i fianchi devono rimanere in avanti, leggera retroversione del bacino in modo da stabilizzare la posizione, addome attivo, non contratto, ma attivo, quindi ombelico dentro. Retroversione del bacino, mani davanti al petto, mantenendo l'addome attivo, aprite le spalle, ok? Non è un inarcamento. Dovete sentire come è forte questa posizione quando è fatta come dovrebbe essere fatta. Quindi, leggera retroversione del bacino in modo da non farsi male alla schiena. Ombelico leggermente in dentro, quindi addome contratto, attivo ma non contratto. Apriamo il petto, mani davanti al cuore, lasciamo andare lo sguardo e si resta ancora 5. Cercate di aprire indietro mantenendo la stabilità nel vostro corpo, di aprire il più possibile indietro il ginocchio, così da lavorare sull'apertura delle anche. 3 respiri, 2. 1, manteniamo qui le braccia e facciamo l'incrocio che abbiamo fatto prima a sedere. Quindi la gamba destra, la caviglia destra, si incrocia sulla parte bassa della coscia sinistra, leggermente sopra il vostro ginocchio. E spingiamo in apertura l'anca indietro. E iniziamo a scendere giù. Continuate a spingere il ginocchio destro indietro e si scende. È una preparazione per Garudasana, però è una preparazione anche per gli air balance dove apriamo le anche. Sedere più basso possibile e ginocchio destro, come se avesse un peso che lo trascina verso il pavimento. 4 respiri, 3, schiena dritta, 2, 1, si inspira, si risale su e sciogliamo la posizione delle gambe. Facciamo dall'altra parte, quindi portiamo su la gamba, afferriamo la caviglia, non siamo noi che scendiamo, anche questo è un lavoro dell'anca, quindi fate in modo che la caviglia salga, non scendete voi per prenderla. Incastriamo il piede nella coscia, la stessa preparazione di prima, leggera retroversione del bacino in modo da non farsi male alla schiena, ombelico in dentro, addome attivo. Ginocchio sinistro che spinge indietro, mani davanti al cuore, petto aperto. 5 respiri, una gamba è diversa dall'altra. 4, 3, 2, 1. Stacchiamo il piede dalla coscia, andiamo ad incrociare la caviglia
sulla parte bassa della coscia, leggermente sopra il ginocchio. Spingiamo indietro il nostro ginocchio sinistro, i fianchi rimangono in avanti, lentamente si scende giù, mantenendo la schiena dritta e si resta, spingete il ginocchio verso il pavimento, come se ci fosse veramente un peso che lo tira giù. Si resta 5 respiri, 4, 3, 2, 1, manteniamo qui la gamba destra, smontiamo la sinistra, facciamo un passo lungo indietro e portiamo le mani a terra, giù il ginocchio sinistro, il ginocchio destro supera la linea dell'alluce, a meno che non abbiate problemi al ginocchio. Se avete problemi al ginocchio, il ginocchio resta sulla linea della caviglia, altrimenti si scivola in avanti il più possibile e lentamente si porta la schiena su, si allunga. Cerchiamo di sentire il bacino che spinge in avanti, eh? Il tallone destro rimane a terra, 5 respiri, 4, 3, 2, 1, portiamo la mano sinistra a terra, la mano destra va ad afferrare quello che riesce a prendere, ok? Per afferrare il piede sinistro dobbiamo risalire un pochino con il bacino, prendere il piede e poi provare a scendere di nuovo in avanti, aprendo l'arca destra, fino a dove si riesce, eh? C'è un po' anche una torsione, quindi andiamo a guardare la spalla destra, si resta, 5, se ce la fate tirate verso di voi il piede il più possibile, verso il gluteo, 4, 3, 2, 1, lentamente lasciamo andare il piede, puntiamo il piede sinistro a terra, si inspira ed espirando entriamo in Adho Mukha Svanasana. Si resta, 4 respiri, spingete i fianchi, eh? Non è una posizione di riposo, 3, rilassate il collo, 2, 1, portiamo in avanti il piede sinistro, piede tra le mani, giù il ginocchio destro, come abbiamo fatto dall'altra parte. Cerchiamo di sentire se il nostro bacino riesce a scendere il più possibile e se riusciamo ad andare un pochino oltre la linea dell'alluce con il ginocchio. E poi si sale su e si resta fino a dove si riesce. Più scendete con il bacino, più si aprono le anche. 5 respiri, schiena dritta. 4. 3. 2, cercate di non contrastare, 1, portiamo la mano destra a terra, con la mano sinistra andiamo ad afferrare il piede destro, risaliamo un pochino per afferrarlo, eh? Lo afferriamo e poi scivoliamo di nuovo giù, apriamo il fianco sinistro e tiriamo fino a dove riusciamo il piede destro, si resta, 5 respiri, 4, 3, 2, 1, si inspira, si risale su, lentamente portiamo in avanti la gamba destra e, scusate, la gamba sinistra, scivoliamo giù a sedere. Vi voglio seduti, ma con la gamba sinistra davanti a voi. Allora, la gamba sinistra non ha il tallone chiuso verso l'inguine, il tallone è in linea con il vostro ginocchio sinistro, ok? Quindi la tibia è frontale a voi. Andiamo a chiudere sopra la gamba destra, quindi il ginocchio, la caviglia sinistra si appoggia sopra, la caviglia destra si appoggia sopra il ginocchio sinistro, sopra, ok? Non dentro.
Il piede in questo caso è esterno, vedete? Lo lascio completamente andare. Quindi piede esterno rispetto alla coscia, il malleolo è sopra il ginocchio, sopra la parte interna del ginocchio. È uguale dall'altra parte, quindi il ginocchio destro è sopra il malleolo sinistro. Questa posizione è la posizione del fuoco, Agni Stambasana, lavora proprio sull'apertura delle anche e sull'attivazione del fuoco gastrico, è una posizione molto importante nello yoga. Quindi cerchiamo di osservare dove sono le nostre anche. Se avete una buona apertura delle anche, le ginocchia sono molto basse, altrimenti sono alte. Adesso da questa posizione si inspira e come abbiamo fatto in Sukhasana, senza portare il piede dentro, non lo fate scivolare dentro, non barate, si prova a scendere giù con il petto, cercando di sentire l'apertura del fianco e si scende giù fino a dove si riesce, si resta. Non dovete essere su un fianco, non dovete essere con il peso sul fianco sinistro, non ha senso. Per cui si mantiene il peso su entrambi gli ischi, si scende fino a dove riusciamo a farlo in maniera corretta. Quindi se vuol dire che rimango qui per ora, ma se voi vi portate su un fianco non state lavorando per l'apertura, state cercando di soddisfare il vostro ego per scendere un po' di più, ma non è questo il lavoro che dobbiamo fare, dobbiamo scendere e cercare di aprire il più possibile le anche. Quindi fino a dove si arriva vuol dire che è il nostro punto. 5 respiri, 4, 3, 2, 1, si inspira lentamente, iniziamo a risalire su, ci aiutiamo con le mani, non smontiamo la posizione, ma chiudiamo nel mezzo loto, quindi prendiamo il nostro piede destro e lo trasciniamo verso l'ischio, ok? Verso la parte della piega dell'inguine. E possiamo portare il piede destro un pochino più sotto. Se lo mantenete sotto il ginocchio, dove era prima, è più comodo, vi tiene l'anca un pochino più bassa. Però è chiaro, se avete l'anca alta, dovete portare il piede dove avete l'anca, perché vi aiuta, vi permette di non contrarre la gamba che si sale su. Quindi se la gamba è molto alta, portate il piede più interno possibile, il sinistro, così che vi sostenga la gamba, può rilassarsi. Se la gamba si apre senza problemi, portate il piede sotto il ginocchio. Il piede sinistro, il piede destro è su verso la crista iliaca, si inspira. Apriamo bene il petto e proviamo a scendere fino a dove riusciamo a scendere. Fino a dove vale il discorso di prima. Fino a dove riusciamo a scendere. Si resta. 5 respiri. Rilassate tutto il corpo, dovete lasciarlo andare. 4. 3. 2, 1, lentamente si inspira, si risale su, piano piano. Allora, chi è già qui al suo massimo, continua mantenendo questa posizione. Chi vuole provare il loto, lo fa con me. Altrimenti gli altri, non ci sono problemi, continuano a lavorare nel mezzo loto. Allora, il loto completo funziona in questo modo. Portiamo via, facciamo scivolare in avanti il piede che è sotto, ok? Il nostro ginocchio sopra, in questo caso il destro, deve appoggiare a terra. Se è alto, non lo provate neanche, perché vuol dire trazionare sul ginocchio sinistro e fare male. Allora, il ginocchio destro deve essere a terra. Se non è a terra, proviamo a scivolare un pochino in avanti, in modo da appoggiarlo a terra. Il piede sinistro va preso da sotto, va preso il malleolo da sotto, come se fosse un piatto, e va fatto scivolare
sopra. Non c'è una trazione del ginocchio, assolutamente. Non è un tra, devo farlo salire in tutti i modi. No, il ginocchio destro deve appoggiare a terra. Quando il ginocchio destro sarà a terra, si afferra la caviglia sinistra e la facciamo semplicemente scivolare sulla gamba destra. Chi riesce a prenderlo si mantiene nella posizione del loto. Chi non riesce fa il mezzo loto, tutti, si inspira dovunque siamo ed espirando si scende giù e si resta. 5 respiri, 4, 3, 2, 1, si inspira lentamente, si risale su. Allora, se siete nel mezzo loto, lo fate nel mezzo loto. Chi è nel loto completo, lo fa nel loto completo. Che cosa? Yoga Mudra. Allora, la chiusura. Come possiamo chiudere il nostro loto andando a prenderlo con le mani? Allora, intanto il mezzo loto deve essere molto chiuso, ok? Quindi la prima gamba, la gamba del mezzo loto, dovete portarla il più possibile con il ginocchio davanti all'anca, deve essere allineata, ok? Perché questo vi aiuta ad avere il piede più esterno. Allora, nel mezzo loto si prova ad andare a prendere il piede destro con la mano destra. Proviamo a bloccarlo dietro. Mi sta bene così, se non si riesce ad arrivare, non importa, è un lavoro progressivo, quindi afferrate quello che trovate, la maglietta dietro la schiena, ok? Però cercate di, piano piano, di camminare con la mano verso il piede. Ricordatevi che il braccio deve, non può camminare lungo i fianchi sono larghi. Fate in modo di camminare, di portare proprio la mano sulla parte più stretta del vostro fianco e da qui farlo scorrere, fare scorrere proprio il braccio dietro. Vedrete che arriverete sicuramente con la mano nel lato opposto e poi vi abbassate e provate ad andare a prendere il piede e ritornate su, ok? È una questione di comprendere anche dove portare la mano. Quindi ruotate la mano come se fosse il collo di un'oca, il becco di un'oca, e la portate su un fianco. Avete presente quando facciamo questo? Uguale, lo facciamo solo con un braccio, il destro, ok? E da qui facciamo scivolare l'avambraccio dietro fino al suo massimo, la vostra mano probabilmente spunterà sul fianco opposto. Si scende e si prova ad afferrare il piede e si risale su. Nient'altro. Quando siamo qui, proviamo ad aprire le spalle, ok? Cerchiamo di mantenere le spalle più aperte possibili. E si resta per ora qui, non voglio che nessuno faccia yoga mudra adesso, ok? Si resta fino a dove riusciamo. 3, se abbiamo il ginocchio alto, comunque probabilmente il piede si riesce a prendere. 2, 1, sciolgo lentamente la posizione, fate in modo che il braccio torni in avanti in maniera quasi naturale, perché sennò vi fate male alla spalla. Ok, cambiamo, quindi portiamo la gamba destra sotto e portiamo la gamba sinistra nella posizione di Agni Stambasana, quindi il malleolo sinistro sta sopra la parte interna del ginocchio destro ed è fuori il piede, ok? Il malleolo sinistro è sotto il ginocchio destro. Si inspira e si scende fino a dove riusciamo. Non importa dove arriviamo, sentirete che le anche si aprono, proprio l'acetabolo, la testa del femore fa un lavoro enorme in questa posizione. 5 respiri, 4, 3, rilassate i glutei, 2, 1, lentamente si risale su fino a dove riusciamo da ora in poi, quindi allontaniamo un pochino il piede, portiamo il piede
sinistro verso il gluteo e proviamo a sentire dove siamo, in questa posizione. Cerchiamo un attimo di spingere, prepariamo un po' l'anca e si risale su. Ok, avviciniamo il piede sinistro alla piega dell'inguine, lo portiamo proprio più vicino possibile alla piega dell'inguine. Già da qui provate ad allineare il vostro ginocchio con l'anca e spostiamo in avanti il piede destro, lo facciamo camminare in avanti. Guardiamo dov'è il nostro ginocchio, perché il nostro ginocchio sinistro deve appoggiare a terra. Se non appoggia a terra, andiamo un pochino in avanti noi, ok? Chi vuole provare a fare il loto lo fa, chi già prima vedeva di avere la gamba o vede qui la gamba molto alta, si mantiene nel mezzo loto, quindi porta il piede sotto il ginocchio sinistro e scende nel mezzo loto, ok? Si scende in avanti. Chi vede che ha il ginocchio sinistro che appoggia a terra, afferra da sotto il malleolo destro, come se fosse un oggetto, il piede è morbido e la gamba anche è morbida e fa scivolare il piede sopra la gamba e la coscia sinistra. Chi è nel mezzo loto lo fa nel mezzo loto, chi è nel loto completo lo fa nel loto completo, si scende giù e si resta 5 respiri, 4, 3, 2, 1, lentamente si risale su, ok, si porta la gamba nel mezzo loto tutti e proviamo nel mezzo loto ad andare a prenderci il piede, più chiudete in avanti il ginocchio, più il piede è vicino al fianco, perché il piede deve essere vicino al fianco, ok? Quindi dovete cercare di allungare il dorso del piede. Bene, ci mettiamo come quando siamo bambini, mani sui fianchi, lasciamo andare la mano destra sul ginocchio e portiamo il dorso della mano sul fianco sinistro, morbido, qui, e poi facciamo scivolare lungo il fianco dietro la mano e proviamo a scendere in avanti ad andare ad afferrare il piede con la mano, ok? Quindi ricordatevi, non è sul fianco, perché sul fianco non ci si arriverà mai, è largo, ok? È lungo la vita che facciamo scivolare il braccio. Quindi, dorso della mano, come se fosse il becco di un'oca, facciamo scivolare dietro la schiena, ci abbassiamo un pochino, andiamo ad afferrare il piede e rimaniamo qui, spalle rivolte in avanti, si resta 5 respiri, 4, le gambe sono rilassate, 3, 2, 1, ok, si va in avanti e lasciamo andare il piede, lasciamo che il braccio ritorni in maniera molto morbida in avanti. Allora, chi vuole fa con me yoga mudra, chi invece non se la sente perché non chiude il loto e quindi non ha senso, può continuare a lavorare sul mezzo yoga mudra, ok? Quindi, a seconda di dove siete, prendete la gamba che vi risulta più comoda da prendere dietro. Yoga mudra, scegliete il vostro, anche qui il vostro lato migliore, si entra nella posizione del loto completo, cercando di chiudere il più possibile le ginocchia, un loto chiuso, non è un loto aperto, altrimenti non riuscite. I piedi devono puntare indietro, si inspira, si apre bene il petto, cerchiamo di capire qual è il modo per afferrarsi meglio, dove riusciamo ad arrivare meglio, cercate di mantenere il piede più alto possibile, io lo chiudo scendendo, vedete, da una parte mi riesce, da quell'altra no? Dipende dal mio ginocchio. Ok. Andiamo a chiuderlo cercando di afferrarsi tutti e due i piedi. Ok? Che siate nel mezzo mudra o che siate nel mudra completo, si inspira ed espirando si scende. Giù. Cerchiamo di chiuderci e si resta 5 respiri.
quattro, tre, due, uno, si inspira, si risale su lentamente, lasciamo andare i piedi, lentamente lasciamo scivolare in avanti le braccia, lentamente con le mani ci aiutiamo a sciogliere il nostro loto. Ok, gambe distese davanti a noi, si inspira, portiamo le braccia verso l'alto ed espirando scendiamo in un Paschimottanasana morbido. Sentirete che scendete di più, perché le anche si sono sciolte, quindi capirete come anche il Paschimottanasana è legato all'apertura delle anche, alla scioltezza più che all'apertura, proprio al movimento dei nostri fianchi, delle nostre anche. Si resta, 5 respiri, 4, 3, 2, 1, si inspira, si allunga davanti la schiena, si espira, inspirando lentamente risaliamo su, flettiamo le ginocchia, mani alle ginocchia, inspirando apriamo bene il petto ed espirando ci lasciamo scivolare indietro senza lasciare le ginocchia per ora. Lasciamo andare semplicemente le tensioni anche del collo. Puntiamo gli alluci, si inspira ed espirando lentamente retroversione del bacino, vertebre a terra una dopo l'altra, ginocchia al petto, massaggiamo un attimo la schiena e poi distendiamo a terra la gamba destra, allunghiamola e allunghiamo la gamba sinistra. Allunghiamo le braccia dietro la testa, tiriamo bene l'apertura. Spingiamo un pochino l'ombelico verso il soffitto in modo da sciogliere la chiusura che avevamo fatto fino ad ora e rilassare un po' lo psoas e il retto femorale. E poi spingiamo l'ombelico verso il pavimento. Si inspira, si portano le braccia verso il soffitto ed espirando portiamo le braccia lungo i fianchi, palmi rivolti verso l'alto, ruotiamo indietro le spalle abbassando le scapole, restiamo in Shavasana. Cerchiamo di osservare, osservare il peso delle nostre anche e la qualità dell'apertura dei nostri fianchi. Provate a sentire se li sentite più aperti, se c'è più spazio nel vostro addome. Si resta. Cercate di sentire tutto il peso del corpo a terra. Rilassate. Se ci sono delle zone di tensione, provate a portarci il respiro e a rilassarle. Se sentite dolore nella zona lombare, piegate un po' le gambe. Non ci deve essere dolore in Shavasana. Si resta ancora. 5 respiri profondi. 4. Due, uno, inspirando aprite il vostro torace il più possibile anche l'addome ed espirando lasciate fluire fuori l'aria svuotando addome e torace. Ancora si inspira, apriamo bene ed espirando lasciamo andare. Quando lavoriamo sulle anche creiamo tanto spazio, anche proprio mentale, ci liberiamo delle paure. L'ultima volta inspiro ed espirando lascio andare. Iniziate a riattivare le dita delle mani e dei piedi, polsi e caviglie. Lentamente vi spostate sul fianco destro. Con le mani, piano piano, vi aiutate a risalire, vi portate a sedere al centro, una posizione comoda per voi.
Si inspira, si portano le braccia verso l'alto, spalle basse. Si espira, si portano le mani dietro la schiena. Una mano afferra un polso, gomiti morbidi. Inspirando apriamo bene il petto ed espirando si scende fino a dove riuscite, non forzate. Inspiro, si risale, mani alle ginocchia, espirando lasciamo andare indietro. Inspirando ci riportiamo al centro, di nuovo braccia verso l'alto, spalle basse, uniamo i palmi ed espirando portiamo le mani davanti al cuore. E grazie.